Oh, porca. Norman, basta! Morgan non è qui. Non serve, è totalmente impazzito. Beh, perlomeno so esattamente dove sparare. Che cazzo c'ha il teletrasporto? Salve. Tutto bene? Ma che... Au. Non penso sia in e sconfiggi Norman, la fai facile. Non vedo bene, attenta. Ok, posso reggere a 3 di quei colpi. Non c'è più il cuore però. Ma come non ci vedi? Te, prenditi sto fuoco d'artificio in faccia. Girati per me. Ah, eccolo il suo punto debole, sulla schiena. E... vabbè. Ma non posso muovermi che mi colpisce. Non ho la più pallida idea di come colpirlo senza che lui mi risponda al fuoco. Ok. Lo porto da Chris? E anche se schivo, mi colpisce lo stesso. E mi ha preso lo stesso. Va bene. Non gli fanno niente queste cose. Aspetta, quando attacca gli si apre il cuore, no? Dopo il teletrasporto. Teletrasporto. Ok, ho capito forse cosa devo fare, però mi sa che ormai è troppo tardi per me. Non ho più un tubo di vita. C'è una pianta là in fondo, però. Esatto. Devo semplicemente fare questo. Quindi ho perso tempo. E 5 robe di vita per niente. Ehi, che cavolo! Perché mi ha autoloccato quel tizio? È consumato dal veleno. In lui non resta niente di nuovo. L'altro! Preso. L'ho preso però, non è valida sta cosa, l'ho preso io. Non ho più vita però. Non mi ha preso. Ok, questo è tarocco. E usa un attacco finto. Poi arriva quello vero che fa un attacco vero. Quello era vero. Non avevo più vita. Comunque, adesso ci siamo. So come batterlo. Ce la posso fare. Posso skippare? Sì. Dammi lo shotgun.
Adesso easy perché mi sono un teletrasporto. Non credo che colpirlo dopo l'attacco serva a qualcosa. Non penso sia in vena di salute. Vai. Ok. Ehi, non vale andarmi dietro, bastardo. Devi starmi davanti. Non ci vedo. Ma come non ci vedi? Preso. Merda. Ho sbagliato a ricaricare. Dai, uso questo teletrasporto. Siamo ancora nella fase 1. E già. Ora siamo nella fase 2 dove ne spawnano 2. Ok. Fase 2. Okay. L'ho preso. Vabbè. Se si mette in diagonale però. Preso. Ricarica. Questo è finto. Ok, siamo nella fase 3. Dove spawna il clone. Chi attacca per primo? Il clone non fa niente, poi dopo attacca lui. Ah, ok, si alternano queste fasi, va bene, va bene. Quindi la fase 2 è semplicemente due persone che combattono. Persone. Due mostri che combattono. Attacco finto. Attacco vero. Attacco finto. Attacco vero. Almeno cambia, no? Fai attacco finto, attacco vero, attacco finto, finto, finto. O attacco vero subito. Almeno mi metti un dubbio, ma così è proprio... Oh! Merda, mi ha fregato. Pensavo stesse facendo l'attacco solido. Posso prendere un altro colpo? Sì, probabilmente sì. Preso. Attacco finto. Quello vero è l'unico che ha tipo il fumo viola in faccia. Può essere. Attacco finto. Attacco vero. Perché quello vero ha il fumo viola. Però non so se anche quando sono in due. Attacco finto. Non so se anche quando sono in due lo fa. Devo vedere. Ok, fase 3. Oddio, la fase 3 non mi piace. Ah, c'è sempre il cuore all'aperto. Merda! Ok, sto attacco mi basta che mi sposto. Te, prendi sta granata tirata stortissima. Però l'ho preso. Merda. Basta correre per schivare quell'attacco. Ho finito le munizioni. No, questo è meglio di no. Attacco finto, attacco vero! Merda. Oh, mossa finale! No, speravo di poterlo finire. Ma porca.
Schivato. Ancora non ho capito come funziona la schivata, eh. Corri verso quello finto per schivare quello vero. Ta. Ne ho usati addirittura due finti stavolta. Pugnazzo! Oh, calciozzo. Sì, ho capito, ma se ogni volta che schivo così poi dopo mi prendo un attacco diretto in faccia. Merda, sì che l'avevo visto che era quello che... No, non è immortale. Ha solo un botto di vita. Ah, l'avevo visto, non è che sei invisibile. Pronto a prendermi un attacco diretto in faccia. Quello era quello vero, ma... Non avevo lo spazio per schivare. Ma porca... Muori, dannazione! Chris, fai qualcosa per favore. Au! Chris, sto finendo le munizioni. Oh, dimmi che sei morto, ti prego. Grazie a Dio. Era immortale sto coso. La fine della Veltro. Ecco come Morgan tratta i suoi amici. Spero che trovi più conforto nella morte di quanto ne avesse in vita. Il messo di dispersione? Sulla nave da crociera c'è un drone UAV. Ecco, il mezzo di trasporto. Molto bene. Ora mostrami la merce. Autentico T-Ebis. Niente vaccino. Non ancora. Sì, ovvio. Ne basta un goccio per mettere a soqquadro una città. Penso che sia tutto. Ora posso andare. Chi lo avrebbe mai detto, eh? Che degli umili terroristi avrebbero ricevuto un aiuto dal venerabile umile commissario della FBC. Come può vedere, non le sarà possibile sfuggire a tutto questo. A quanto pare ho sottovalutato la BSA. E forse anche lei, O'Brien. Mi sembra molto tranquillo. Lo abbiamo trovato nella zona off-limits, vicino a Terra Grigia. Lo abbiamo già analizzato, ora lo può riavere. Direttore O'Brien, lei capisce di sicuro il nostro dilemma. Senza il panico di Terra Grigia, le masse ignoranti non avrebbero mai capito quale minaccia incombesse su di loro. Sì, direi che potrebbe anche aver ragione. Nessuno ha il diritto di trattenere me. Il mondo ha bisogno della mia guida. È tutto per un bene più grande. Lei prende in giro se stesso. L'ha detto proprio lei. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Ma io non sono Dante. E lei non è Virgilio.
Morgan Lansdale. Da questo momento è sollevato dal suo incarico di commissario della FBC. Inoltre, la dichiaro in arresto con l'accusa di aver cospirato con la Veltro per la pianificazione e la messa in atto del panico di Terra Grigia. Con il dovuto rispetto, direttore O'Brien, la BSAA sta commettendo un grosso... BSAA... Dove l'ho già sentita questa? Episodio 12. La regina è morta. Fine. Precisione 88%. Morto una volta perché non sapevo come combattere qualcosa. In totale ho fatto... Minchia, quanto ho fatto di precisione. Ah, giusto, non ho sparato neanche un proiettile. Completare episodi 10-12. Avanti? Dovrebbe essere finito. Magari c'è qualche... Beh, i titoli di coda. Scopriremo finalmente cosa è successo a Terra Grigia. Sì. Ma a quale prezzo? La BSAA verrà passata al setaccio. La tempesta è passata. Ma quanto potrà durare? Dopo l'arresto di Morgan Lansdale, la FBC si è sciolta e la maggior parte dei suoi agenti e risorse sono stati trasferiti alla BSAA. La BSAA viene in seguito ristrutturata come un'organizzazione contro il bioterrorismo con il patrocinio delle Nazioni Unite. Potevano anche mettere un grosso sottotitolo con tutta la scritta, però... Ah, sono ancora vivi sti due tizi? Come sono sopravvissuti? Kate Lumley è diventata la figura a capo della divisione Africa dell'Est della BSAA grazie ai meriti che ha conseguito al Viagra Mocchi. Kit, non Kate. Quint Kitchen continua a rifiutare qualsiasi tipo di promozione, lavorando sempre al quartier generale nel dipartimento di IRS, ricerca e sviluppo. Franco è vivo. Bravo, Franco. Parker Luciani viene ritrovato e portato in salvo al largo del mare Mediterraneo, nelle vicinanze della Repubblica di Malta. Dopo un mese di cure mediche, Parker ritorna alla sua posizione di agente delle operazioni speciali per il quartier generale della BSAA. Clive O'Brien decide di assumersi le responsabilità delle sue azioni e di dimettersi dalla sua posizione di direttore della BSAA. Ciao Clive. Fatto la cazzata. Attualmente è un consulente della BSAA e sta scrivendo nel suo tempo libero un romanzo poliziesco. Per quanto riguarda Jill Valentine e Chris Redfield, non hanno idea dell'orribile destino che li attende. In che senso? Non lo sapremo mai! Non so quando è, teoricamente, quando in linea temporale è questo gioco. Potrebbe anche essere prima di Resident Evil 1, il che avrebbe senso far vedere la casa. Potrebbe essere quella di Resident Evil 1. Posso... Sì, posso skippare. Quasi fin troppo facile, vero? Eccola.
compagnia ha lasciato che gettassero Morgan con l'immondizia. Mondo crudele. Archivia pure il tuo rapporto. Ma che cazzarola, sti due lavorano assieme? Perché salvare Parker? Ho le mie buone ragioni. La BSAA non è inutile come pensavo. Le cose potrebbero scaldarsi. Concordo. Lo spasso è appena cominciato. Risultati totali. A. Completa il gioco a difficoltà facile o superiore. Accessorio di modifica, colpo caricato 3. Completa il gioco a difficoltà normale o superiore, Hydra, da usare in modalità campagna. E basta. Una A ho preso. Ci ho messo solo 5 ore e 20 minuti. Ok. Per iniziare una nuova partita con tutto. Per salvare i dati con persone. Va bene. Salvo, perché voglio vedere se c'è qualcos'altro, effettivamente. E avanti. No! È finito. Ok. Va bene. Quindi, questo era Resident Evil Revelations. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo prossimamente, non so quando, no, non faccio promesse come ho fatto con la fine di Final Fantasy che poi non ho potuto mantenere, non so quando, ma ci vedremo con una prossima serie. Bye bye!